Si è conclusa con uno strepitoso successo in termini di numeri, record di presenze e qualità di contenuti, la 31esima edizione di Tipicità Festival a Fermo. Diciamo che è andata al di sopra delle aspettative, si dice sempre così veramente, però questa affermazione è suffragata dai numeri. Allora, abbiamo avuto 160 espositori nella parte espositiva, oltre 170 eventi nei 3 giorni della manifestazione e poi 11 delegazioni da altrettante regioni italiane e 5 delegazioni estere che hanno interagito, con le quali abbiamo fatto progetti. Riguardo agli ingressi, che per me in realtà non sono mai significativi perché l'ingresso fine a se stesso vuol dire poco, però abbiamo avuto ieri e domenica il 100% di aumento, quindi il doppio rispetto allo scorso anno e un sensibile aumento rispetto all'edizione 2019. Anche negli altri giorni questa tendenza si è registrata, però appunto il dato che mi preme sottolineare è l'alta qualità dei visitatori, da come appunto hanno detto gli espositori a tutti i livelli. Oggi c'è un visitatore, un gastronauta sempre più diciamo consapevole, sempre più conoscitore, con una cultura sempre maggiore, e che acquista, ama acquistare prodotti di qualità. Come da tradizione, l'evento si è concluso con la cena di degustazione dello Stoccafisso, il Giro d'Italia dello Stocco, con la partecipazione di accademie provenienti da varie regioni della penisola, dal Trentino alla Sicilia. Stoccafisso senza frontiere, ospitato presso l'hotel Timone di Porto San Giorgio, ha visto la presenza dei migliori chef in materia, una degustazione per palati sopraffini, accompagnata da una selezione di vini a cura di Moncaro. Stoccafisso senza frontiere è ormai da tanti anni l'evento conclusivo di Tipicità. Confluiscono qui nel nostro territorio tutte le confraternite d'Italia, dalle Alpi alla Sicilia, dedite alla diciamo, valorizzazione di questo prodotto che giunge diciamo dai remoti territori artici, quindi si ritrovano qui dal Friuli fino appunto alla Sicilia. Stasera ne avevamo una quindicina e anche questo è un segno dell'entusiasmo, della ritrovata vitalità, della voglia di fare. Noi abbiamo ripreso in mano una tradizione bellissima, che è quella del trasporto fluviale su zattera dello Stoccafisso, che passava in Adige attraverso Rovereto alla dogana fluviale. Veniva tirata una sbarra d'acciaio che impediva alle merci di passare se non controllate e verificate nella stabilità, perché c'erano merci che venivano dalla peste, quindi devono essere affumicate e quant'altro, in barile o in altre forme. Noi di Rovereto facciamo la ricetta dello Stoccafisso dei frati, perché tutti i conventi dei frati, da Mezzolombardo a Rovereto a San Rocco, a Santa Caterina, a più in giù e a Bronzolo, facevano il baccalà dei frati e semplicemente lo uniamo per sfamare più persone alla mensa dei poveri con le patate e il sedano rapa. Il sedano rapa dona quella nota acidula fantastica e la patata dà sostanza, quindi con meno prodotto si otteneva di più. Ma c'è una cosa: quando si faceva la questua, noi riuscivamo ad avere gli stoccafissi leggeri da trasportare, ed è là che è nato il baccalà dei frati. I nobili regalavano lo stoccafisso che sfamava conventi. I nostri chef hanno riprodotto la ricetta bellissima nei conventi. Faremo in autunno gli eventi nei conventi a rappresentare la tratta storica dell'Adige su Zattera, e da Zattera si passerà a Venezia a ricordo delle vecchie rotte fluviali dello Stoccafisso. Quindi è una storia antichissima. Storia che va oltre il 1400, ma conferma nel Concilio di Trento l'assoluta primazia, perché chi meglio del Concilio di Trento decreta i giorni di magro, quando il venerdì si mangiava stofis? Ma c'è di più: dal convento passa un messaggio di unità conciliare, perché non ci sarà più nessuna bandiera, parleremo del Nok Shok,
l'ho detto prima, lo shock che sfonda, che rompe, che invita i giovani a fare non solo il rock, ma anche un po' di shock. Knock on stock è knock on wood inglese, che vuol dire tocca legno, cioè non toccarti, non si può, non tocca ferro, knock on stock. E poi questo è un capo branco che ha la corona, non viene decapitato, è appeso, ma siccome ha la corona è un capo branco, viene salvato. 200 anni di storia di knock on stock. Stoccafisso all'anconetana ormai è una lunga tradizione, come viene lavorato? Allora, viene preparato al tegame con un battuto di odori, sedano, carota, cipolla, aglio, prezzemolo. E viene posizionato, tagliato a pezzettoni, diciamo, grandi, circa 30 etti l'uno. Vengono posizionati sul fondo della pentola, viene messo sopra il battuto fatto con i precedenti odori che ho detto. Poi si aggiungono dopo un'ora di cottura le patate, viene messo un po' di pomodorino, un po' di rosmarino e va da solo a fuoco lento per un paio di ore. Lo stoccafisso anconetano è particolare, dicono che viene proprio selezionato in base alla grandezza del pesce, è vero? Sì, è il pesce ragno, è un pesce che ha una consistenza particolare, sì, sono dei pesci che pesano all'incirca sui 3 kg l'uno, una volta dopo essere stati bagnati, e danno appunto la particolarità di essere alti, grossi, diciamo, ecco. E noi siamo venuti anche a Tipicità per presentare la nostra nuova proposta, che è un confezionamento in atmosfera modificata che permette di mantenere lo stoccafisso sui 20 giorni in frigorifero a temperatura 2 gradi, 3 gradi temperatura di frigorifero, ed è lo stesso prodotto che appunto viene confezionato e preparato in atmosfera modificata, viene tolto l'ossigeno e messo del gas alimentare con l'azoto. Siccome sono già da 3 generazioni che viene fatto dal ristorante Gino, sono 100 anni, e con la nuova vaschettina usciamo proprio con lo slogan 100 anni portati bene, che sarà il nuovo slogan, perché lo consegniamo a domicilio in qualunque posto d'Italia. Sono 30 anni ormai che cucino questo tipo di baccalà, prima volta che vengo qua, mi è fatto un bel piacere essere qui in mezzo ai miei colleghi, provare cibi nuovi, modo di cucinare nuovo, col solito prodotto, che è un gran prodotto che arriva dal nord, pescato, essiccato, per cui tutto il suo gusto rimane dentro nel pesce, una volta rigenerato te lo porta nella teglia, per cui tutto il gusto è lì, rispetto al baccalà che è un pesce sempre lo stesso, però conservato sotto sale, che una volta dissalato perde il suo gusto. È il vero gusto, è un po' giù di gusto, questo qua rimane proprio. Com'è la vostra ricetta? Questa nostra ricetta è di tanti anni fa, popolare, c'è il latte, c'è un po' di acciuga, un po' di cipolla, un po' di prezzemolo, olio d'oliva, tutto qua, fatta. Questa è la nostra ricetta tipica veneta, vicentina, che tutti conoscono, che è ben gradita. Ah, la ricetta nostra, diciamo, è semplice, altronde è come tutte altre ricette, nel senso che si usa verdure, carote, sedano, peperoncino, cipolla, insomma è quello lì. È solo che la lavorazione che è diversa dagli altri, perché noi che facciamo? Questo ha una bagnatura di ben 12 giorni a secondo la temperatura esterna, che può essere 10, può essere 11, può essere 12. Poi man mano questi giorni di bagnatura lo lavoriamo, cioè si toglie diciamo l'intestino, poi l'osso interno, e alla fine, quando che è arrivato di bagnatura, togliamo anche la pelle e poi facciamo i pezzi. Quindi tutto un lavoro particolare che magari, sapendo, altre persone non lo fanno. Noi sì. Sì, perché di solito prima di essiccarli vengono puliti, no? Però noi quello lì, come ripeto, sia intestini, osso e pelle, la togliamo. Da quanti anni partecipate a Tipicità? Allora, 25 anni, cioè adesso io è il secondo anno che ci sono, quindi sto partecipando dal secondo anno. Abbiamo proposto questa ricetta, insomma, che funziona molto bene, con prodotti nostri tipici della Sicilia. Sapore di Sicilia, che non è altro che
un mix di frutta secca, uvetta passa, pinoli, capperi, pomodorini, tutto mantecato insomma in una salsa di pomodoro, e poi viene messo del pane tostato sempre con della frutta secca, quindi pistacchi, mandorle, lamelle, pinoli, olio, sale, pepe. Racchiude tutti i nostri prodotti, insomma il pistacchio, le mandorle, i pinoli, insomma tutto, i pomodorini, insomma tutto quello che comprende il nostro territorio. Lo Sperone, che è un agriturismo, si trova a Sicilia occidentale, ad Alcamo, 700 metri d'altezza al livello del mare, dove pratichiamo un'escursione meravigliosa dal nostro lo Sperone. Andiamo a cavalli attraverso il grande parco del vino DOP bianco d'Alcamo, scendiamo attraverso il Calatubo, che è un castello, e arriviamo nella spiaggia che è una delle più belle a Castellammare, spiaggia esotica, dove facciamo un bagno, ritorniamo allo Sperone e consumiamo un pranzo di tutto rispetto grigliato in plein air, la fine del mondo. Ti dà una buona occasione per farsi conoscere. Che tipo di ricetta usate voi per questo stoccafisso? È un po' particolare, è un po' lunga per spiegarla tutta, però diciamo che per la preparazione ci vogliono almeno una ventina di giorni per lo stocco. E poi viene preparata una salsa a base di peperoni, olive, capperi, un po' mista. E viene preparata, in parole povere, viene ammollato, lessato e poi ripulito dalle spine, e poi viene messo con questa salda, riscaldato, in parole povere, e eccolo qua. Questa è una ricetta tipica del nostro paese. Noi siamo di Ripatranzone e si consuma tipicamente da tempo immemorabile per la festa di Sant'Antonio Abate. E alla domenica successiva la nostra associazione, che è il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana di Ripatranzone, prepara questo piatto tipico ormai da 31 anni, quindi la stessa durata di tipicità. Festeggiamo il compleanno a tipicità dello stoccafisso in salsa realizzato dall'associazione. Presidente, lo stoccafisso alla Fermana si afferma a tipicità? Sì, grande successo per il nostro stoccafisso alla Fermana. Domenica abbiamo offerto delle degustazioni presso lo stand del Comune di Fermo, c'è stato l'assalto, siamo dovuti andare a riprendere piatti, bicchieri, forchette, perché era almeno finito tutto. No, a parte le battute, comunque è stata un'edizione che ci ha dato grossa soddisfazione. Facciamo sempre conoscere di più lo stoccafisso alla Fermana, promuoviamo così anche il nostro territorio, perché l'obiettivo è anche questo, oltre a divertirci noi con delle belle serate, ma anche girare con lo stoccafisso per l'Italia e far conoscere questo piatto, ma far conoscere soprattutto le bellezze di questo territorio. Questo è l'obiettivo fondamentale della nostra Accademia. La ricetta è segreta, cioè, ci sono le patate, c'è lo stoccafisso, ci sono tanti altri ingredienti, ognuno, e non lo possiamo svelare perché comunque ognuno ha il suo segreto. Ognuno ha il suo segreto, ecco, ci mancherebbe. Tutti gli ingredienti probabilmente sono uguali dappertutto, poi dopo come vengono miscelati, messi insieme, questo è un segreto e ognuno se lo tiene, ecco. L'importante è che ci sia un buon riscontro dalla gente che viene a provare questo stoccafisso. Noi abbiamo un grande riscontro perché le nostre serate che organizziamo sul territorio provinciale, non solo, sono sempre sold out, nel senso che vengono a mancare sempre i posti. Quindi poi cerchiamo di abbinare, l'ultima cosa che abbiamo fatto è abbiamo abbinato il sugo dello stoccafisso alla Fermana con i fini, sarebbero tipo i campofiloni, e quindi abbiamo fatto un abbinamento anche tra sugo di stoccafisso e campofiloni, oltre al tradizionale stoccafisso alla Fermana. Quindi ci piace anche fare delle scoperte, cercare di abbinare anche altri alimenti per promuovere sempre più questo stoccafisso. Lo stoccafisso come materia prima è un alimento che rientra a pieno titolo all'interno della dieta mediterranea, perché è un prodotto naturale, viene essiccato all'aria, poi rigenerato con l'acqua e cotto così come facciamo noi. Quindi è uno dei pochissimi alimenti naturali digeribili
è ricco di omega 3 e anche altre proprietà non solo nutritive. C'è un amminoacido che è l'arginina, che ha proprietà afrodisiache. Il nostro chef, nonostante l'età, lo dimostra spesso. Quindi, a parte le battute, è veramente un alimento sano e rientra, ripeto, a pieno titolo nella dieta mediterranea.